Buongiorno donnine, oggi un video ancora diverso perché sapete che io continuo a cambiare e sapete che qui in laboratorio si fanno tante tecniche, non si fa solo cucito, ma si gioca, insomma, si fa un po' di tutto. Allora oggi vi faccio vedere questa casetta qua in feltro che ho fatto, di cui ho io la fustella che si usa sulla Big Shot, quella normale. Così vi faccio vedere anche il mondo delle fustelle e questa casetta può essere carina in questo periodo anche da utilizzare come bomboniera. A Natale la usiamo molto con dentro la candelina fatta col tetto rosso, la rennina e via dicendo, ma in questo momento decorata con queste cose un po' shabby, oppure adesso vi farò vedere come la voglio decorare con dei fiorellini su lilla e così, può anche essere carina per una bomboniera o un pensierino, insomma. Per cui oggi ci troviamo in un altro angolo del laboratorio, lotteremo col sole che era appena andato via, ma adesso è tornato, per cui vabbè, niente, pronte per nuove avventure, cosa vi devo dire? Guardate qua, qui abbiamo già il sole qui che è arrivato, che fino a 32 secondi fa non c'era, ma vabbè, insomma. Allora, andiamo per ordine, perché impareremo anche a fare questi fiorellini qua. Vi faccio vedere anche questa cosa qui. Vedete, questi sono fiorellini fatti con la stoffa e ci aiutiamo con la carta che adesivizza l'Heatbond, questa qui che è quella carta che usiamo anche per fare gli appliqué sulle magliette e via dicendo. Ok, è una carta che nasce esplicitamente nel mondo patchwork, ma poi usata in vari modi può anche avere tanti altri modi creativi, diciamo, per usarla. Adesso oggi ci abbiamo, interviene anche il ferro da stiro e via che ci spostiamo anche sul ferro da stiro, per cui impariamo intanto a usare quella carta che adesivizza, che è quella che vi ho raccontato anche nel video delle friselline. Allora, è una carta dove da una parte c'è la colla. Allora, noi cosa facciamo? Andiamo a stirare questa, la parte con la colla sul retro della nostra stoffa. Io adesso voglio fare un fiore che da una parte avrà questo colore e da una parte avrà questo. Ok? Allora, per non fare casino, io metto il pezzo di carta sul mio pezzo di stoffa più grande, onde evitare di spostare il fondo. Però, come vi dicevo, se abbiamo dubbi o perplessità e paura di sporcare qualcosa, prendiamo la carta forno e andiamo a stirare sulla carta forno. Così qualsiasi cosa voi sbagliate, sicuramente non andrete a sporcare niente. Ecco l'amico sole che arriva. Vabbè, ma crea l'atmosfera, mettiamola così. Lasciamo raffreddare un secondino prima di togliere la carta. Questa cosa è importante. Quando avete stirato, non togliete immediatamente la carta perché la colla è ancora calda. Ok? Dopodiché vado a togliere. E mi rimane, vedete che qui è un po' lucida, mi rimane la mia colla attaccata. Tolgo, metto giù e sopra qui vado a mettere perfettamente l'altro pezzettino di stoffa. Adesso qui sì che è importante la carta forno, perché se io per caso qui non ho mirato bene, vado a sporcare il ferro. Ok? Carta forno, ricordiamoci sempre senza vapore, eh? Questa è una roba importante. Bene, anche questo lo lasciamo raffreddare un attimo. Dopodiché vado a prendere la fustella della Big Shot, quella che ha questo fiorellino, vedete questo fiorellino che poi si attorciglia su se stesso, per cui diventa un fiorellino un po' tridimensionale. Vado a utilizzare la fustella delle ortensie di Creativa by Marta, che usa anche Federica Country Creation. E poi vado a usare questa fustellina qui con cui ho già creato un cuoricino di feltro. Adesso, per immagino le poche che non la conoscono, vi presento anche la Big Shot. Allora, facciamo sparire queste e andiamo a togliamo il ferro, mettiamo la Big Shot. Eccoci qua, Big Shot. Allora, Big Shot è una macchinetta che tramite queste fustelle ci permette di andare a creare delle sagome di feltro, di stoffa, di carta, di tutto quello che vogliamo. Chiaro, tutto quello che vogliamo se usiamo le fustelle quelle grandi, perché esistono anche delle fustelline basse che ci fanno tagliare invece solo la carta. Ok? Allora, abbiamo il nostro pezzo di stoffa. Qui in mezzo c'è la colla, questa qui
ho creato un pezzo con stoffa da una parte e dall'altra. Adesso ovviamente cerco di mirare, di centrare, ero il centro, cerco di centrare la parte adesivizzata sul mio fiore in questo modo e vado nella Big Shot che funziona, ha un plexiglass sotto e un plexiglass sopra, si gira la manopola come se tirasse la pasta, girate. E di qua è uscita la nostra stoffa tagliata della sagoma che mi serviva. Ok? Vedete, in questo caso l'altro beneficio, perché adesivizziamo? Allora, adesivizziamo perché così creo un pezzo con un colore e l'altro, ma adesivizzo perché in questo caso la stoffa non sfila più. Per cui il mio fiorellino, quando io lo andrò a utilizzare, è indurito. E non sfilacciante, per cui lo posso sagomare, lo posso modellare e lo posso lavorare come voglio. Ok? Ecco, adesso abbiamo anche la colla a caldo. Oggi è difficile qua, tra la colla a caldo, ferro, Big Shot, un sacco di robe c'è qua. Adesso ci spostiamo sul tavolo e iniziamo a creare la casetta. Aspettate che cavalco il mio seggiolino. Oggi non possiamo fare tutto troppo veloce perché questo lato qua è un po' più incasinato. Allora, stavamo dicendo, quella casetta è formata da questi pezzi di feltro, questi qui. Allora, spostiamo, intanto andiamo a creare la casetta. Ecco, vedete, io qui mi ero già creata dei fiorellini prima, e mi ero già creata il cuoricino proprio perché vi ho fatto vedere come si usa. Oggi vi ingruppo di bestia. Come si usa l'heat bond, ma ve l'ho fatta vedere solo su un pezzo, è inutile che lo faccio vedere su tutti e perdiamo tempo, ok? Allora spostiamo tutto e mettiamo qua solo i pezzi della casetta. Ecco, vi faccio vedere subito, solo adesso, velocissima. Questa è la fustella della casetta che compone i due lati. No, ho preso la fustella sbagliata. C'è una fustella con i quattro pezzi che ha un lato, la base, il tetto e la fiancata, ok? Ovviamente non potevo prendere quella fustella giusta, no? Vabbè. Allora, qui togliamo i pezzettini che fanno le finestre, perché altrimenti rischio di sbagliare il lato. Allora, la colla a caldo immagino ce l'abbiate tutte, immagino che già tutte vi siete scottate, perché la colla a caldo è una bella invenzione, però è calda, per cui bisogna stare attenti. Allora, io mi metto sempre vicino una forbicina, così se devo schiacciare, toccare, ok, uso la forbicina, non le dita, perché le dita, come dire, si arrabbiano. Ok, allora metto un pochettino di colla qui così, vedete? Sto un po' dentro sul fianco e vado ad appoggiarmi così, vado da fuori a dentro e tengo qua un secondino in piedi, inizio a fare un fianco della casetta. Una roba che dovete notare, ops, ferma lì. La parte larga va sul basso, le finestre stanno in basso, ok? Perché altrimenti la casetta vi viene con le finestre troppo alte e rischiano poi di essere coperte dal tetto. Per cui, come costruiamo la casetta, un lato e l'altro. Dai. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok, appoggiamo sopra. Così. Se per caso qui voglio spostare un po', voglio andare vicino alla colla, uso la forbice che lei non si arrabbia. Vedete, tenete qualche secondo così in modo tale che la colla si raffredda e poi andiamo ad attaccare l'altro lato. Ci mettiamo anche questo così. Hop, giriamo e attacchiamo così. Ok? Adesso mettiamo sempre la colla qui. Ecco, quando prendete questi pezzi del kit delle casette che sono disponibili qua in laboratorio, oppure vi comprate la fustella e ve li fate voi, insomma, quello che volete. Ecco, la casetta è una fustella del laboratorio, ce l'ho solo io, è mia, me la sono fatta fare io. Non ne ho tanti pezzi, ne ho pochi pezzi, li faccio fare tendenzialmente su ordinazione, eh. Non è diciamo che la vendita delle fustelle non è il mio lavoro. Ho fatto fare questa perché è molto interessante. Ok, adesso ho chiuso quel lato lì, adesso qui tiro su un pochino,
metto la colla. Stavo dicendo, quando voi prendete il kit già tagliato oppure ve lo tagliate voi, spesso il feltro magari era arrotolato, fa delle pieghe, per cui prima di andare a lavorarla in questo modo io la stiro, che così il mio kit, il mio pezzettino rimane bello piatto. Ok, io ho deciso che la volevo, vedete, ah, era ancora un po' caldo, e qui si canta, eccola con la caldo. Ok, allora adesso metto la base. La base cosa fa? Ah, qui non sono stata precisissima. Ma guarda, visto che non sono stata precisissima, faccio così. Oh, era perfetta, perfettamente allineata. Ma che roba, oh, stata brava, eh? Come dico sempre, il cattero, le forbici, la parte del manico ce le abbiamo noi, per cui voglio dire. Adesso, per mettere il fondo, che cosa faccio? Metto un pochino di colla qui sulla casetta. Ok. Così. E vado a centrarmi sul rettangolo che è alla base. Mi centro un po' a occhiometro, ok? Cercate di lasciare un margine omogeneo. Ho lasciato il pezzettino dentro. Dopo lo tiriamo via. Adesso prepariamo il tetto. Tetto, prendiamo i due pezzi del tetto. Vedete, qua sono le tegole sotto. E metto un pelino di colla in alto da una parte e in alto dall'altra. E poi metto sopra il tetto. Qui faccio coincidere e chiudo. E il tetto è pronto. Prendiamo, adesso a me piace sempre mettere un po' un nastrino piuttosto che, in modo tale che si possa appendere. Forse il fatto di appenderla è più carino per quelle natalizie, però anche queste possono essere appese tranquillamente. Allora io ho fatto un buchino qua in alto, questo lo dovete fare voi, non è previsto nella fustella. Prendo un pezzettino di nastro, lo faccio entrare da una parte e dall'altra, in modo tale che facendo il nodo poi si nasconde in mezzo alla casetta. Tac, vedete, sfric. Questo, se voglio, lo taglio, ma tanto lui si nasconde dentro. Così, tanto che sono ancora qua, faccio uscire quel pezzettino che era caduto prima e metto il mio tetto. Il tetto intanto qua lateralmente si è scaldato. Prendo questo, infilo il nastrino qua e la casetta è fatta. Ok? Questo inizia a essere la... aspettatemi, eccomi. Questa inizia a essere la casetta fatta così, appendibile. Ok? Adesso qui sto storta perché... ok? Adesso scatta la decorazione, decorazione che in questo caso io andrò a fare con i fiorellini che ho preparato, ok? Allora me la metto così, mi metto qualcosa sotto, così, no vabbè, lavoro così. Allora inizio a preparare il primo fiorellino, quello che abbiamo fatto prima, ok, con la Big Shot. Questo fiorellino si parte, la parte esterna si chiude su se stessa e si inizia a girare così. Lo faccio diventare lì? No, lo faccio diventare tutto colorato. Allora, giro così e io lo voglio colorato. Per cui deve girare così, deve girare al contrario. Ah, che fatica. Ok. Vedete, lui piano pianino gira su se stesso. Così, piano piano, e poi il fondo si chiude. Ok, qui lavoro molto con la colla caldo. Ok, adesso io metto dietro un pochino di colla caldo e inizio ad andare ad attaccare il mio fiorellino sulla casetta dove voglio. Ovviamente, secondo voi, cosa doveva succedere? Finire la colla. Era il minimo, no? Eccolo qua. Scusa, poteva non finirmi la colla? Ok, io mi aiuto così e vado a mettere il mio fiorellino qua. Ok. Qui vedo che si stacca un pochino, mettete un po' di colla e
schiacciate. Ricordiamoci sempre di farlo con la matitina. Qua sotto mi rimane un po' aperto. Deciderò magari dopo di andare a mettere una perlina. Adesso, con tutti questi altri fiorellini qua, io posso tranquillamente prenderli, piegarli un pochino e andare a metterli tutti qua intorno. Ok? Per cui metto un po' di colla qui nell'angolo e inizio a lavorare così. Questi che sono metà viole, che questo lo piego dalla parte del viola in modo tale che vedo il viola. Queste casette diventano più carine più le decoriamo. Ok? Adesso mi dispiace che voi mi vedete così dall'alto, non riesco a farvi vedere. Ok. Poi adesso ne metto un po' qua di fianco perché sul davanti qualcuno. Ma poi li voglio anche laterale perché c'ho più la siepe laterale nel condominio qua. Ok. Via, questo fiorellino l'ho fatto uguale da una parte e dall'altra, non cambia niente. Li pieghiamo così in quattro, li pieghiamo così a metà, poco cambia, eh. Goccino di colla qui e via, tanto la colla si nasconde. Ok. Via, e andiamo avanti a metterne. Ok, vedete? Faccio così. Poi mi sono fatta, io adesso ve la faccio un po' veloce, nel senso che poi potete decidere di decorare come volete. Mi sono fatta il cuoricino, posso metterlo qui, potevo fare un cuoricino bianco e metterlo qui. Qui al centro posso fare un fiocchetto. Vi faccio vedere una cosa carina come si fanno i fiocchetti piccoli, eh. Chiaro che bisogna allenarsi tanto, per riuscire a farli. Allora, prendete il nastro, aspettate che mi centro bene, eh. Prendete il nastrino, fate due orecchie in questo modo, prendete le due orecchie del nastrino così, vedete tutto bello dritto. Tengo queste due orecchie e vado a fare il nodo normalissimo tra queste due orecchie, vedete? Quando io faccio il fiocchetto così, cosa accade? Che il mio fiocchetto viene bello piccolino e con i gambetti dalla stessa parte. Ok? È anche carina messa così e mettere qui al centro della finestra un fiocchetto. Insomma, le decorazioni possono essere mille. Possiamo anche a questi fiorellini qua che abbiamo fatto noi, possiamo anche aggiungere un fiorellino di questi tipici da bomboniera. Dopodiché, che cosa faccio? Mi creo il mio sacchettino con i confetti, prendo e lo lancio dentro nella casetta. Con amore, vedete come sono amorevole, lo lancio dentro nella casetta. Lo metto qua dentro nella mia casetta, chiudo e ho fatto la mia bomboniera. Ok? Magari col tetto dritto ne abbiamo più beneficio. Ok? Potete mettere dentro un pensierino e questa casetta si può rimanere come piccolo soprammobile. Ok? Allora, detto questo, vi ho fatto questo video un po' così veloce, ma sapete che io poi con le decorazioni sono sempre un po' così, eh? Però mi sembra molto graziosa. Vediamola qua così. Sì, i colori non si vedono tanto e devo dirvi che dal vero è molto carina, però. Così con il video i colori sono un po' ballerini. Comunque, detto questo, con questo video che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che esiste la Big Shot, abbiamo imparato che c'è la fustella della casetta disponibile in laboratorio, abbiamo imparato a usare l'Heat Bond, che è la carta che adesivizza, e abbiamo imparato che la colla a caldo è calda, e basta. Per cui direi che vi saluto. Vi ricordo che il laboratorio è a Milano, ad Afori, adesso vi faccio vedere dove sei qua. Ad Afori, a nord di Milano, faccio corsi dal lunedì al sabato, non ci sono né gruppi né calendari e niente, io adesso mi impegnerò ancora per un po' in questo periodo che sta riprendendo un pochettino piano il lavoro, che ho qualche donna ancora in quarantena, qualche donna che è ancora fuori Milano, che non può venire a fare un po' di video. Cercherò di arrivare a 100 sul canale e poi purtroppo magari un po' rallenterò perché comunque se ci sono se il, quando c'è gente in laboratorio è impossibile fare i video e di conseguenza
Voi sapete che il mio lavoro è fare i corsi in laboratorio, io mi diverto qua con le donnine. Per cui i video sono un aiuto, una promozione, ma non sono poi il mio lavoro principale. Spero vi sia comunque piaciuta questa casetta. Vi salutiamo io e la casetta e baci a tutte. Ciao ciao!